Di quotidiana medicina, oggi dicevamo nei titoli al centro il social freezing, la conservazione al freddo del, degli ovociti femminili, che, del, delle donne che hanno avuto difficoltà eh, nel concepire naturalmente, ma che vogliono conservare la fertilità per tentare una gravidanza più avanti. Allora, dottor Petta. In genere, perché si rinvia? Lei che ha un osservatorio privilegiato, si rinvia la gravidanza e quindi si ricorre alla crioconservazione degli apociti? Eh sì, si ricorre alla crioconservazione per motivi di ordine sociale, per motivi di ordine economico sì. e per motivi di ordine affettivo. Di ordine sociale perché eh, le donne adesso eh, cercano una loro eh, autonomia eh, professionale, sì. il raggiungimento di traguardi anche scolastici e mm. di carriera, eh, di tipo economico, a volte non tanto per quella che è la condizione economica attuale, ma è la paura del futuro, e a volte sì. di tipo affettivo. Non si è ancora trovato la persona giusta, il compagno giusto, per cui si rinvia. Il desiderio di maternità a quando effettivamente si trova la persona giusta per tutta la vita. E questo forse è una delle cause, delle concause della denatalità in Italia. Anche questo può anche questo, anche il, questo. La paura spostare. del futuro, sì. la paura di procreare. E questo figli. Fa spostare avanti sì, sì. la ricerca di una gravidanza. Sì, Però, sì. contrariamente all'uomo, nella donna, col passare del tempo, si riduce la capacità eh, certo, procreativa. Sì. Gli ovociti sono sempre gli stessi, si riducono come numero e come qualità, per cui è difficile una gravidanza dopo i 40 anni, sì. quasi impossibile dopo i 43 anni. Sì. Ecco, fino a quale età? Ecco, questo è interessante, si consiglia di rinviare qual è diciamo, il tetto massimo e perché non oltre? Eh, L'età nella quale si consiglia di eh, crioconservare gli ovociti massima sono i 35-36 anni. Si può fare sempre, ovviamente. Però la qualità degli ovociti col passare degli anni si deteriora, mm. per cui eh, conservarli dopo i 35-36 anni non è consigliabile, anche se fattibile. Eh, si può anche quindi pensare da giovani, è vero, di crioconservare per eh Sì, è proprio da giovani eh, che bisogna pensare. Una specie di investimento. Assolutamente, su se assolutamente. Eh, in effetti in altri paesi tipo gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, questo non dico che è rutinario, ma molto molto frequente. Cioè sì. eh, le ragazze prima dei 35 anni, eh, anche grazie a una campagna di informazione sì. adeguata, eh, pensano di conservare i propri vuciti. Per sì. poi riprenderli quando hanno raggiunto quella stabilità e si sentono mature per affrontare una gravidanza. Sì. è eh, eh un, diciamo, un dispositivo importante per creare cultura vero, della natalità, che è quello che non abbiamo in Italia, cioè una cultura, anzi l'abbiamo eh, sfiduciata la, la natalità nei decenni scorsi, quando abbiamo. Come dire, sì. È non si è investito culturalmente e noi speriamo di farlo con queste sì, trasmissioni grazie anche a lei. Eh, noi, Vettore, noi, noi, noi lo diciamo sempre... sempre che... sensibile a queste tematiche. Sì, sì, certo. Che il governo doveva, dovrebbe, e ha ancora tempo questo governo, per prendere provvedimenti seri e non, come dire, effimeri per stimolare con incentivi seri, incentivi importanti, stimolare la natalità che è la cosa più importante, invece di parlare o, o provvedere a cose inutili. Ecco come avviene questa uh, crioconservazione, questo è l'argomento più interessante, chi la fa la crioconservazione, qual è la procedura e poi se ci sono rischi? La fanno i centri di procreazione medicalmente assistita di un certo livello e di una certa affidabilità ovviamente. Prima cosa bisogna vedere quella che è la capacità riproduttiva della donna in quel momento, mm -hmm. se no è inutile farla. E questo si fa dosando un ormone che è la l'AMH, ormone antimulleriano, e andando a fare la conta dei follicoli antrali. Quando c'è una buona riserva ovarica, mm -hmm. si procede alla stimolazione delle ovaie con degli ormoni, le ovaie si ingrandiscono, si prelevano gli ovociti eh, sotto ecoguita e vengono congelati con un processo di vitrificazione e sotto azoto liquido a meno 195 gradi. Ecco, qui vediamo questa, in questa foto l'azoto liquido, cioè dove questi recipienti dove vengono... E poi vengono conservati quanto tempo? Teoricamente è indefinito, infatti. Ah, in eterno, diciamo. In, è indefinito. Mm -mm. Uh, va detto però che uh, il processo di uh, scongelamento degli mm -mm. ovociti a volte è abbastanza complesso. Per cui, non sempre si riescono a recuperare tutte le ovocellule congelate. Mm -hmm. Ecco, qual è la, come dire, la, la, la reazione de, della, della società a questo sistema, a questo fenomeno della crioconservazione? C'è una risposta interessante? C'è un interesse? Mm -hmm. O andrebbe stimolato anche.? Assolutamente scarso l'interesse, mm -hmm. e questo uh, è un problema perché a me capita spesso che pazienti di 42-43 anni che cercano un bambino e per le quali ci sono oggettive difficoltà, quando io parlo di questa metodica mi dicono l'avessi saputo, l'avessi saputo io qualche anno fa l'avrei fatto sicuramente. Ecco, quindi circola poca informazione su questa... E sarebbe utile una campagna. Di informazione, mm. eh, un messaggio sociale da inviare a tutte le donne, proprio il mese prossimo, che è il mese della festa della donna. Sì. Oh, D'altra parte, c'è mi pare un centro, ci sono dei centri di crioconservazione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la, sì, la, diciamo sì, che sono. la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe avere interesse ci sono dei centri, eh, a stimolare l'informazione. Ahimè, ahimè, sono dei centri riservati a quelle pazienti che hanno dei problemi oncologici, cioè pazienti eh, ecco, sì. che hanno dei tumori e che devono essere operate o sottoposte a chemio-radioterapia prima di procedere a queste uh -huh. eh, tecniche, eh, conservano, crioconservano gli omociti. Sì. Eh, nei centri di fecondazione assistita eh, pubblica eh, è possibile farlo in alcuni centri. Ecco, io ho letto tra l'altro che adesso lei mi ha dato uno spunto, che proprio la cura di, di un tumore... Può essere una delle cause di rinvio della gravidanza, perché ovviamente non si può concepire quando si è sottoposti a raggi, a radioterapia, è vero? Assolutamente, assolutamente. Sì. Eh, in effetti, uno dei tumori più frequenti, che è quello della mammella, eh, eh, sì. fa proprio eh, per lo stesso fatto della presenza della neoplasia differire eh, certo. la ricerca di una gravidanza, e eh. eh, a volte eh. quando non si è pensato a conservare gli ovociti eh, ci si trova in difficoltà. Mi lasci dire una cosa, sì, direttore. Sì. Questo riguarda anche gli uomini, perché sì. noi parliamo delle donne, però anche gli uomini che hanno per esempio tumore ai testicoli, eh, sarebbe giusto eh, proporre una conservazione degli sì. spermatozoi, che sì. contrariamente agli ovociti hanno una resistenza incredibile ai processi di congelamento e di scongelamento. Mm. Sono nati dei bambini con del seme congelato 40 anni fa. E quindi è un messaggio rivolto anche a quegli uomini sì, che hanno che, dei problemi oncologici. Sì, sì, certo. È interessante, sì. Occorre quindi stimolare una cultura sì. della conservazione a freddo sia per le donne che per i maschi, per gli uomini. In modo da, come dire, rilanciare questo, questa natalità nel nostro paese che poi ha... Sta facendo dire a molti che c'è il rischio di un impoverimento della nostra, diciamo, della, della nostra etnia, e, e quindi non parliamo di razza perché altrimenti si scatenano le, le polemiche. Di etnia, la nostra è un'etnia come lo è quella francese, quella spagnola, eccetera. Un'etnia che rischia di un po' di, di smarrirsi, non c'è paura certamente di sostituzione etnica come, come sento dire da qualcun personaggio di questo governo, però eh, il rischio che il nostro paese, la nostra popolazione si impoverisca e quindi faccia perdere anche quell'identità, è vero, di nazionale che, che, che noi vantiamo oggi nel mondo, eh, si, può, si deve fare appunto, il governo è la politica innanzitutto che deve... Eh, diciamo creare le condizioni per dispositivi importanti per incentivarla ecco diciamo eh, in, in quali ambienti, ecco, spieghiamo ancora meglio in quali ambienti si fa la crioconservazione eh, abbiamo detto come si conservano se, quali sono i costi e, e dove sono questi, questi centri in modo tale che la, la gente informata può approfondirla i costi oscillano tra i 2.500 e i 3.500 euro. Purtroppo il sistema sanitario nazionale non copre questi costi, mm. per cui è affidato mm. esclusivamente al privato. 3.500 euro all'anno o...? No, solo il prelievo. Poi si viaggia sui 3-400 euro per ogni anno. Ah, per ogni anno, ho capito. Purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non prevede questo, che sì. sarebbe un, un Assolutamente, un importante sì. investimento per il futuro. Sì. Altrove si fanno le assicurazioni in altri paesi, sì. nel senso che... Come ah, regalo... ne parlavamo prima, sì. ecco per esempio negli Stati Uniti che si fa? Come regalo dei 18 anni eh, i genitori fanno un'assicurazione per questa cosa, mm. e quindi una, versando, polizza una polizza sanitaria singolar, diciamo. Sì. E arrivate ai 25-30 anni, se eh, non si è raggiunto eh, l'obiettivo di una gravidanza possono ricorrere... Al social freezing, alla conservazione degli oppositori. Sì, sì, sì. Se invece è stata raggiunta questa meta, ebbene restituiscono in parte il capitale eh, assicurato, investito. Mi sembra una buona formula, sì, sì, assolutamente. Sì. Ecco, e dicevamo, come un aspetto che non ancora abbiamo, non abbiamo trattato, cioè come, vengono, come si fa il prelievo? Il prelievo è facile, la, 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 la paziente eh, deve prepararsi, eh, quanto tempo dura insomma, questa procedura, che eh, poi credo che sia quella, la fase più delicata? Ecco. Eh sì, è una procedura abbastanza semplice. la deve fare il ginecologo ovviamente? Sì, eh, al rischio minimo eh, mm. si fa con una blanda anestesia, mm. sotto le guida si prelevano eh, gli ovociti. E questo in centri organizzati con una, come dire, eh, provata, comprovata esperienza, come il centro di fecondazione assistita di Napoli, dove noi operiamo, che ha una esperienza decennale in questo settore. E una volta prelevati questi remociti, dicevo, vengono vitrificati, congelati e stanno là eh, anche per eh, molto tempo. Quando la donna decide di avere una gravidanza si scongelano e mm -hmm. vengono fertilizzati con il seme del compagno. Sì, quindi eh, sì. Ecco, dicevamo che lei prima parlava di una, del rischio scongelamento, che è il momento, forse l'altro momento critico, perché lo scongelamento può, eh, come dire, produrre danni sì. che invece magari eh, non sono stati provocati dal tempo, insomma. Sì, sì. E in effetti, le ovocellule sono delle grosse cellule piene d'acqua. Quindi, contrariamente agli spermatozoi che sono delle piccole cellule, eh, risentono male del processo di scongelamento. Per cui, mm. bisogna preventigliare che una certa quota eh, degli eh, ovociti eh, va perduta. Ma questo non significa solamente un 20% va perduto, il resto è assolutamente utilizzabile anche perché se tratta di cellule giovani sì. e quindi molto resistenti, molto più sì. resistenti di quelle un poco più vecchiotte, diciamo sì, così. Ecco. Sì. ecco, dal punto di vista, secondo la sua esperienza statistica, quali sono, qual è l'età più o meno media in cui delle pazienti, delle donne che vengono poi da lei e vengono a chiederle appunto di procedere, più o meno qual è l'età in cui si comincia a ripensare a, ad una maternità magari un po ritardata eh, dopo i 40 anni dopo i 40 dopo sì. i 40 anni sì. e spesso quello che eh, è sorprendente è che donne di 44 45 46 anni pensano ancora di poter avere una gravidanza con i propri ucciti eh e quindi io direi a queste pazienti diffidate da quei centri in cui eh, andando a, a speculare su un vostro desiderio di maternità eh, dicono sì, proviamo, le probabilità sono basse però ci sono. Dopo i 44-45 anni le probabilità sono l'1-2%, mm. per cui rivolgetevi a centri in cui onestamente e seriamente vengono proposte altre cose come la ovodonazione oppure la Propriazione eterologa. Sì, ecco, ma eh, l'età su che cosa gioca sfavorevolmente, negativamente, sulla capacità di poi gestire gli ovociti? Di, di... Sulla qualità degli ovociti. Sì, se ci sono, eh, sono stati fatti degli. Ah, sperimenti... Ma lei parla, diceva, di prelievi. Il prelievo, sì, il prelievo va fatto quindi in grand, largo anticipo. Sì, il prelievo va fatto eh. entro i 35 anni. Sì. Ecco, ma una donna di 45 anni, che quindi è in età già più o meno fuori, ecco, dalla... che però utilizza eh, ovociti mh, in ottima, in ottima, di ottima qualità. Ma propri? Oh, oh, propri, sì. Di ottima qualità è un fatto eccezionale, sì. eh, perché sono già ovociti no, Ovociti vecchi. crioconservati, conservati sì. dall'età di 25 anni, per esempio. Assolutamente. Però basta ne ho 45, che... voglio decidere, decido di utilizzare i miei ovociti 20, di 25, di 20 anni fa. Assolutamente, sono delle procedure paragonabili a quelle dell'ovodonazione, quindi le sì. eh, probabilità mm -hmm. di gravidanza sono alte. Bisogna studiare bene quello che è il contenitore, sì, cioè l'utero. Sì, Se certo, la cavità sì, dell'utero sì. eh, sta bene, eh, sì. la gravidanza passa. Oh, lei parlava anche, concludiamo, parlava di ovodonazione, cioè di ovociti eterologhi, cioè sì, provenienti da altre sì. donne, insomma. È anche quella una, un fenomeno, come dire, ricorrente? Sì, ma soprattutto i cosiddetti viaggi all'estero che ancora vengono mm, proposti mm. e si fanno e che adesso. Sono assolutamente inutili. Sono inutili in cioè. effetti basta congelare il seme, inviarlo in un centro estero sì, sì. dove vengono fecondati gli ovociti donati a fresco, congelare gli embrioni in una fase più avanzata, riimportarli in Italia, scongelarli e trasferirli alla donna ricevente. È più semplice a farsi che a dirsi. Ebbene in centri eh, di un certo livello si raggiunge il 70-75% di eh, successo. Andate all'estero, andateci sì, però per vacanze, lasciate perdere il viaggio all'estero per la ricerca di una gravità, lo potete qui, fare beh, qua in Italia. Sì, sì, esatto, ecco. sì.